Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo reaction video sul nostro canale Our Eyes Your Eyes. Stiamo per guardare l'episodio numero 20 dell'Attacco dei Giganti, prima stagione, logicamente. Ciao mamma! Ciao e ciao a tutti! E finalmente, no, non so, perché adesso l'hanno bloccata, questo gigante femminile, e come dicevamo settimana scorsa, non sappiamo che cosa potrà succedere. Ecco. Comunque, prima di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare la campanella delle notifiche, seguirci sui nostri social media e condividetelo con tutti i vostri amici. Benissimo, esatto. Sei pronta? Sono pronta e non vedo l'ora. Cosa pensano di fare in questo momento? Anche perché Erwin adesso è insieme a Levi, vediamo che cosa succede se uniscono le forze oppure se ognuno andrà per la strada propria, per una strada diversa. Ma intanto è il momento di dare lo stacchetto, no? È il momento di lanciare il video, quindi partiamo. Dove andiamo? Seguiteci perché noi siamo pronti per partire. Bene, cominciamo l'episodio. Ventesimo. Benissimo. Guardiamo un po'. Semplice esemplare anomalo, oppure è come il gigante colossale. Lui si fa tante domande. Aspetta. La prudenza non è mai troppa. Seconda e terza batteria. Fuoco! La terza batteria di riserva. Questi sono ancora buoni, guarda. Strano che non riescono ad andare su, eh? Non dovrebbero. Che cosa saranno tutte quelle esplosioni? Tu credi che ci siano dei nostri cannoni in questo bosco? Hai visto? Ormai sanno anche salire sugli alberi. Sì, hanno una certa capacità di apprendimento. E questo è terribile. Sembrano avere anche caratteristiche individuali. Nel bosco è evidentemente in corso un'operazione in larga scala. E io penso di sapere di cosa si tratta. I nostri compagni stanno cercando di catturare il gigante dalle fattezze femminili. O per essere più precisi, l'essere umano che si trova nella sua nuca. Ecco. È tipo del comandante di divisione Erwin. Questo sin dall'inizio. È così, non è vero? Ma a quanto sembra, le reclute come noi non meritavano di conoscere tutti i particolari di questa operazione, dico bene? Tu pensi davvero che il comandante di divisione e il capitano non abbiano fiducia in noi? Petra, dagli una bella lezione. Invertigli i denti davanti con quelle di Chiesa. No, in realtà ha ragione Erwin. Cosa? Credo che ci sia un preciso motivo per cui il comandante non ha avuto fiducia in noi. Tra noi deve esserci qualcuno che può diventare un gigante, oppure una spia che collabora con loro. Io scommetto che l'hai pensato anche tu. Lo penso anch'io. Se no chi avrebbe ammazzato quegli altri due? Tu credi che... Io penso che ne sia convinto il nostro comandante di divisione. E probabilmente è per questo che ha comunicato i particolari del piano solo a chi è sopravvissuto negli ultimi 5 anni. Sì, hai ragione. Hai capito, Eren? Questa è la situazione. Ipotizzando che 5 anni fa, quando le mura hanno ceduto per la prima volta, la spia si possa essere nascosta tra noi, ha ridotto il numero dei sospetti. E quella stessa spia poi avrebbe ucciso anche Sonny e Bill. Che sono i due. Cioè, come ho detto io. Tu che cosa ci credi? Può essere stato qualcuno dei tuoi. Forse se avessimo saputo rispondergli, anche noi oggi avremmo potuto partecipare a questa operazione. Guardate che io avevo capito tutto. Ma quel giorno, diciamo che non ho osato rispondere. Adesso voi provate pure a comprenderne la ragione. Il problema è che voi non siete ancora arrivati al mio livello. Vuoi smetterla una volta per tutte di imitare il capitano Levi? Tra l'altro lui non direbbe mai queste cose. Sì, sì. Se avessimo saputo di quel gigante, forse oggi avremmo agito diversamente. E lo stesso avrebbero fatto anche i comandanti delle unità come la tua. Eh sì, anche quello dei cavalli è stato fatto fuori, ti ricordi? Eh sì. Ascolta, in un'operazione così complessa è difficile prevedere tutto. È normale che qualcosa possa anche andare storto. E la vera grandezza di un capo sta proprio nel saper compiere delle scelte quando è l'ora. Sì, un cervellone. Io non ho certo molta esperienza, ma almeno di una cosa ora sono sicuro. Se c'è qualcuno che può fare la differenza in questa fase storica, deve trattarsi di un uomo pronto sempre a fare anche le scelte più difficili. Un uomo che se la situazione lo richiedesse, sarebbe pronto anche a rinunciare alla sua stessa umanità. Chi non è in grado di rinunciare a ciò a cui tiene, difficilmente potrà vincere questa guerra. A questo punto, anche se volessi grattarti, ho paura che non ti sarà possibile. Ti abbiamo immobilizzato. Adesso è ora di tirar fuori l'ospite che nascondi lì dietro. Hai visto? Ecco perché si erano preparati tutti e due. Perché volevano tagliargli le mani, ma non ci riescono. No. Un epidermo
piramide troppo resistente per le nostre spade. È una caratteristica che lo accomuna al gigante corazzato. Quello lì che era il tosso. Preparate l'esplosivo. Ora dobbiamo fargli saltare le mani. Signore, con le cariche che abbiamo adesso a disposizione, correremo il rischio di uccidere anche il suo eventuale ospite. Dobbiamo riuscire a recitargli solo i polsi. Agli ordini. Ok, avevano di quei armamenti già pronti, già si erano. Allora, che cosa aspetti ad uscire da qui? Tu che cosa credi che succederà adesso? Ti sarà impossibile darti alla fuga, neanche che dovrai pagare per tutti i fastidi che ci hai dato. Hai massacrato decine di nostri compagni. Dimmi, l'hai trovato divertente? Sei perfettamente in grado di comprendermi, non è vero? Per te sarebbe un problema se ti tagliassimo le mani. Io scommetto di no. Oddio, che lungo. Oh, basta che non sia un richiamo, perché non hanno la parola. Ma Erwin, mi ha aperto l'odore. Da quale direzione? Direi da tutte le direzioni e sono molti. Cosa hai detto? Era un richiamo. Oddio. Nel bosco in cui abitavamo, sotto quelli che facevano gli animali feroci quando venivano presi in trappola. Adesso affrettate i preparativi! Ma com'è possibile? Signore, c'è un ignorato! Tre esemplari sono riusciti a passare! Che dobbiamo fare? Stanno andando da tutte le direzioni! Dobbiamo proteggere a tutti i costi quel gigante! Si è girata tutta la situazione adesso. Ritirata generale! Presto, rimettiamoci in formazione! Ritorna nel distretto di Karanes! Hanno divorato la donna. Non ti posso dire. Oh. Era pronto a sacrificare anche se stesso al punto da farsi divorare vivo. Ma e non essere costretto a fornirci delle informazioni utili. A questo punto, se dovessimo tornare senza aver raggiunto alcun risultato, potremmo perdere la custodia di Eren e anche la nostra autonomia. Adesso dobbiamo cercare di rientrare, possibilmente senza subire altre perdite. Prima far rifornimento di gas. Perché me lo dici? È un ordine. Obbedisci. Però... farò con lui. Ah sì, lui è sopra di me. Ho fiducia nelle tue intuizioni. Torniamo ai cavalli, dobbiamo ritirarci. Avete sentito? Ora andiamo a vedere chi si nascondeva nella testa di quel brutto mostro. Una scelta che senza alcun dubbio ti è costata non poco sforzo. Fare la scelta giusta è sempre difficile. Ha lanciato sicuramente il capitano rivale. Vedi che lo sa adesso. Quindi forse, che ne so, è la spia? Oddio. Perché hai detto ai rivali di fare rifornimento di gas? Quel gigante è stato divorato vivo. Ma il suo ospite, in fondo, avevi ipotizzato anche tu. E potesse godere di un notevole livello di mobilità anche subito dopo la trasformazione. E se avesse preventivamente indossato l'equipaggiamento per il movimento tridimensionale, adesso potrebbe essere tra di noi. Indosso la nostra uniforme. Ecco il capitano Levi. Non è lui. Chi sei? Oddio, oddio. Vediamo. Come sempre, finiamo l'episodio non sapendo niente, però hai capito che è lì questa persona. Cioè, ha già fatto fuori una. La spia è tra di loro. Perciò la donna aveva dentro una persona che faceva parte della squadra. Non lo so. Cioè, lo so, sì, ma non lo voglio dire. Ma anche il fatto che hanno detto deve essere uno tra di noi che ha ammazzato anche i due prigionieri. Sì, perché se hai visto che ha anche il cappuccio, che come dice Erwin, ha tutta l'attrezzatura, l'equipaggiamento, che sembra uno di loro. Esatto. E col cappuccio in testa non è riconosciuto. Appunto. Quindi, chi è? Adesso rimane da vedere chi è.
Esatto, è comunque una donna perché nel senso ha le fattezze femminili, cioè non può essere Levi, sì, per esempio. Ma che sia bionda o... Ma... Non ti perché posso... se è donna e fa parte della loro squadra, beh, no, non può essere. Chi è? Ma possiamo lanciare intanto l'idea che poi tanto se è smentita la diciamo dopo, perché nel senso sì, quando più avanti faremo allora, gli altri episodi... No, sono che due persone che io posso dire. Ok, diciamole tutte e due che così ecco, almeno... O è Sasha o è Angie. O come si chiama? Angie, quella che si occupa di fare dell'addestramento. Ah, perché sì, tu dici questa fa finta di sapere tutto, sì, già dei suoi giganti, sì, perché è una di loro, insomma, però sì, non sono bionde. Però l'altra volta tu avevi detto, non è che per caso cambiano colore di capelli, che io mi sono messa a ridere. E lui ha fatto. Insomma, punto di domanda. Però comunque ti sta piacendo l'andazzo, cioè sì, come sì, sta sì, andando avanti. Ma anche perché mi sta incuriosendo sempre di più. Meglio, perché se una storia incuriosisce certo, vuol dire che ti piace, sì, no? Sì. Devo arrivare fino in fondo per sapere per chi forza, è. Per forza ci arriveremo, si spera, nel senso come la terza stagione. Sì, però sì, intanto sì, voi continuate a seguirci, continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguirci sui nostri social media e ci vediamo settimana prossima con l'episodio numero 21. Speriamo che ci sia qualche scoperta, che così almeno lei è contenta. Ecco, io di sicuro sono contenta, spero che siete contenti anche voi del mio modo di ragionare, di pensare su quello che succede. Ovviamente nei commenti scrivetemi cosa ne pensate dei suoi ragionamenti, eccetera, eccetera. Tanto lei non guarderà questi commenti proprio per evitare spoiler, eccetera, eccetera. E voi non mettete spoiler sulla quarta stagione, perché la quarta stagione sta arrivando ad ottobre, io non so niente, il senso saprà tutto, come sempre, però voi non dite niente. Bene, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Col 21esimo episodio. Esatto, ma ciao, ciao. Ciao, ciao.